high tech. Un litorale amato dai surfisti, vicino ad uno dei più vecchi parchi d'attrazione degli Stati Uniti. Benvenuti a Santa Cruz. Questi ultimi anni la delinquenza è aumentata in questa cittadina sorniona della California. La crisi economica obbliga a ridurre anche i costi dell'ordine pubblico e così a Santa Cruz è stato trovato uno stratagemma contro la criminalità. Ogni giorno, prima di prendere servizio, gli agenti fanno un briefing per definire le zone di sorveglianza. La selezione del controllo non è lasciata al caso. Il computer del commissariato stabilisce la lista dei 10 siti più sensibili. Le aree in cui la probabilità di furti o rapine è più elevata. Tutto questo significa una specie di controllo predittivo, cioè cercare di arrivare sui luoghi prima che si commettano i reati. All'origine del metodo futuribile c'è un matematico. Siamo all'Università di Santa Clara, nel cuore della Silicon Valley. In questo minuscolo ufficio, George Mueller lavora su un programma informatico da 3 anni. La criminologia dimostra che quando un crimine o un delitto viene commesso, la cosa cresce il rischio di altre infrazioni messe in atto in un futuro prossimo. Per esempio, un ladro torna spesso poco tempo dopo nello stesso settore dove ha colpito per mettere a segno altri colpi. Abbiamo creato un modello matematico che valuta il rischio dei crimini futuri a partire dai crimini già commessi. 8 anni di informazioni su crimini sono stati inseriti nel programma. Ed ecco il risultato. Ogni giorno una mappa della cittadina di Santa Cruz indica una decina di punti sensibili. Qui in una delle zone a rischio della città viene indicato che se un delitto è commesso ci sono il 77% di possibilità che si tratti di un furto d'appartamento e il 23% che sia un furto d'auto. La polizia ha interesse a controllare il quartiere di queste aree fra le 7 e le 9 del mattino. A Santa Cruz Steve si accinge ad andare di ronda. Lo guida la lista delle zone a rischio. La cosa ci consente di ottenere dei dati scientifici che supportano le nostre intuizioni. Mi permettono di allontanarmi da certe zone centrali per controllarne altre in cui non vado abitualmente. In questo quartiere residenziale, le probabilità di furto aumentano di notte. Siamo al centro di una zona a rischio. Qui le gang si dedicano al furto scassinando quel che possono per autofinanziarsi. Andiamo a vedere cosa accade, chi passa e in quale momento della giornata. Il metodo si basa prima di tutto sull'effetto dissuasivo della presenza della polizia al posto giusto, nel momento giusto. Ritorno al commissariato con Zach Friend, il responsabile del programma. Secondo lui, con il taglio del bilancio di pubblica sicurezza, il metodo è inevitabile. Con sempre meno agenti sul terreno, siamo obbligati a dislocare più efficacemente i nostri uomini. Questo programma ci permette di conoscere l'estensione delle zone a rischio, avendo comunque sempre meno personale. Primo bilancio in 3 mesi, 7 arresti e una diminuzione del 20% della delinquenza. Il programma è ancora in corso di sperimentazione, ma città come Los Angeles hanno già previsto di utilizzarlo.